Pronto? Pronti, partiamo! Da Reykjavik abbiamo ritirato la macchina da Blue Car Rental qua in centro Reykjavik e ora inizia il nostro on the road per l'Islanda. Il parco di Thingvellir è la prima tappa del Circolo d'Oro. Questo parco nazionale è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità nel 2004 ed addirittura nel 1930 è proprio qui che è stato istituito uno dei primi, se non il primo, Parlamento del mondo. Siamo pronti per andare nella seconda tappa del Circolo d'Oro, è la località di Geysir, famosa per le sue sorgenti termali. Qui assisteremo allo spruzzo del geyser, il più famoso è lo Strokkur che arriva a un'altezza che va dai 15 e dai 30 metri. Geysir si trova in un'area geotermica molto attiva, con pozze di colore azzurro trasparente, fanghi termali ed elementi minerali multicolori. Terza ed ultima tappa del Circolo d'Oro. Qui ci troviamo alle cascate di Gullfoss, un vero e proprio spettacolo della natura. Guardate dietro di voi. Nuovo giorno in Islanda e quindi nuovo itinerario. Oggi visitiamo il sud di questo meraviglioso paese e la prima tappa è un'altra cascata mitica, Seljandsfoss. Vabbè, comunque quella lì. Leggermente bagnati, ma è una sensazione bellissima essere dentro la cascata. Una delle mete principali da fare nel sud dell'Islanda è sicuramente la cascata di Skógafoss. Skógafoss! Con la G! Sicuramente la cascata di Godafoss, la famosa cascata di Skógafoss. Sicuramente la cascata di Skógafoss. Andando al relitto del DC-3 della compagnia americana che nel 1974 ha fatto un atterraggio di emergenza sulle spiagge islandesi. Questo è il percorso per arrivarci, circa 4 km. Un
Una delle principali attrazioni del sud dell'Islanda è la spiaggia di Reynisfjara, famosa per la sabbia di colore nero e per le alte colonne basaltiche che si trovano qua alle mie spalle. Uno dei tratti più belli e interessanti dell'Islanda sud-occidentale è il promontorio di Dyrhólaey, con il suo gigantesco arco di pietra che si protende nel mare. Questo luogo ospita una riserva naturale ricca di avifauna, fra cui simpaticissimi pulcinella di mare che in estate vengono sulla scogliera a nidificare. Una delle tappe che non dovete mancare assolutamente in Islanda è il canyon di Fjörðarglifur, che si trova facendo una deviazione lungo la strada numero 1, quindi la strada principale, in direzione del ghiacciaio Vatnajökull. Scolpito dal fiume Fjadra, questo canyon è diventato molto turistico solo negli ultimi anni, grazie alle immagini su Instagram di alcuni viaggiatori. Siamo arrivati ai piedi del ghiacciaio più grande d'Europa, il Vatnajökull. E adesso andiamo alla scoperta del parco nazionale dello Skaftafell. Dal centro visitatori partono diversi percorsi di trekking, tra i quali il più famoso è quello che raggiunge la scenografica cascata di Svartifoss, incorniciata tra colonne di basalto. Lungo la strada tra Skaftafell ed Ofn merita una sosta la laguna glaciale di Júpúðarsárlón. Le sue tranquille acque sono costellate di iceberg del vicino Vatnajökull, che possono impiegare anche 5 anni per uscire da questa laguna prima di raggiungere il mare. Ed è proprio seguendo il percorso di questi iceberg che si arriva alla spiaggia di sabbia nera chiamata Diamond Beach. Amore, ti ho regalato un diamante. Grazie. Un diamante è per sempre. Con questa dichiarazione d'amore finisce la nostra prima parte del viaggio in Islanda.